Mi chiamo Flaminia, ho 26 anni, sono di Milano, ho fatto il liceo artistico. Quando ho finito il liceo artistico, corso design, ho deciso che non avrei mai più fatto una roba del genere, perché mi mancava la creatività. Volevo trovare qualcosa che avevo voglia di studiare. Sono tornata un pochino sui miei passi, pensando che comunque mi è sempre piaciuto il disegno tecnico. E da lì sono partiti un po' di pensieri, ho detto magari potrei fare la modellista. Qua devo ringraziare una mia amica che mi ha detto: ma perché non ti butti nel mondo delle calzature? Ho detto ma. E questa mia amica mi ha consigliato questa scuola, ha detto: guarda, non c'è scuola migliore che Arts Tutorial per il mondo delle calzature. Sono arrivata in Arts Tutorial l'anno scorso a gennaio. Già dopo un mese mi ero innamorata della scuola. C'era gente che veniva da tutto il mondo, professori bravissimi. E non so, è stato così bello che ho deciso di rimanere. E ho fatto la parte di appunto tecnico e la parte design, dove ho scoperto il mondo del 3D, che mi è piaciuto da morire. Ho conosciuto delle persone splendide. La cosa bella di questa scuola è che io dal primo giorno mi sono sentita anche capace. Mi piaceva veramente, cioè è stato un po' come vedere la luce in fondo al tunnel. È stato bellissimo, forse per quello che dovevo iniziare a fare 4 mesi ed è diventato 1 anno e 2 mesi. E questo lo devo alle persone che ho incontrato, ai professori che ho incontrato, tutti professionisti davvero appassionati di quello che fanno. Questa scuola, secondo me, cioè, la consiglierei a tutti perché veramente i professori che ci sono, cioè, secondo me, è la maggior forza di questa scuola, perché ti trasmettono proprio la passione e credono in te. Mi è piaciuto davvero tanto sentire qualcuno che credesse in me, che mi spronasse. Poi, detto da persone che io stimo, tutti i professori che ci sono in questa scuola stimo davvero tanto. Sono davvero grata di aver fatto tutto il percorso perché ho imparato a 360 gradi come nasce un'idea e come arriva il prototipo. È stato proprio bello e avrei avuto la possibilità di farlo pure per il mondo delle borse. Diciamo che mi sento anche completa. Io non vedevo l'ora del lunedì, so che può sembrare banale, ma io weekend lavoro come cameriera e non vedevo l'ora del lunedì per venire a scuola. E quindi se ti svegli proprio la mattina e dici cosa faremo oggi? Molto, molto emozionante, molto stimolante sotto tanti punti di vista.